La situazione è drammatica come previsto. Tante scuole comasche riprenderanno lunedì con orario ridotto a causa della mancanza di insegnanti. L'allarme a poche ore dall'avvio dell'anno scolastico 2022-2023 arriva da Gerardo Salvo, segretario generale della UIL Scuola della provincia di Como. L'algoritmo alla base delle nomine non ha funzionato, spiega Salvo. Ieri con grande ritardo sono state assegnate le supplenze e chi è stato nominato dovrà prendere servizio lunedì entro le 12. Un paradosso tutto italiano. Inoltre non tutti hanno accettato, spesso perché chiamati in scuole troppo lontane. I disagi maggiori si registrano per chi necessita del sostegno. Le scuole dell'infanzia sono già partite il 5 settembre senza insegnanti di sostegno, dice Salvo. Le nomine sono state fatte soltanto ieri, dunque i supplenti arriveranno lunedì con una settimana di ritardo. Nel frattempo i dirigenti scolastici per avviare l'anno e tamponare le mancanze sono ricorsi alle graduatorie di istituto. Quasi nessuno ha accettato di lavorare per 5 giorni in attesa della nomina dell'insegnante avente diritto, spiega il sindacalista UIL. Il disagio è generale e qui a Como e in Lombardia ancora di più, considerando che quasi la metà degli insegnanti è precaria. Ed è caos anche su presunti errori nelle nomine. Nelle ultime ore, spiega Salvo, abbiamo ricevuto oltre 200 telefonate di reclami per insegnanti che hanno rilevato errori nelle graduatorie che probabilmente dovranno essere riviste. Intanto a Como sono in arrivo cambiamenti per il servizio di prescuola alle primarie. Siamo giunti a un punto d'incontro con i presidi, spiega il vice sindaco e assessore alle politiche educative Nicoletta Roperto. Il servizio sarà gestito dalle scuole stesse e il comune darà un contributo economico per le famiglie indigenti.